Qualsiasi attività umana, e le operazioni militari non sfuggono a questa regola, ha bisogno di informazioni e ha bisogno di comunicare in modo tale da coordinare lo sforzo di tutti quelli che stanno lavorando. Nell'ambito delle operazioni in Ucraina stiamo vedendo che da qualche giorno si sta intensificando la lotta russa alle infrastrutture di comunicazione ucraine, in modo tale da ridurre la capacità degli ucraini di avere informazioni tramite droni, tramite sistemi radar e di comunicazione, in modo tale da rendere più difficoltoso il lavoro degli operatori sul terreno. È anche questa una guerra che si conduce da tempo per rendere sempre più resistenti i sistemi di comunicazione. Uno di questi metodi è quello delle radio a salto di frequenza, le frequency hopping radios, che utilizzano una tecnologia molto interessante. Non si trasmette utilizzando un'unica frequenza, ma questa frequenza viene variata molte volte al secondo, secondo uno schema prestabilito, ovviamente riservato, in modo tale da impedire o rendere più difficoltosa l'intercettazione e il disturbo. Bisogna ovviamente sincronizzare in modo perfetto il trasmettitore e il ricevitore, ma sono problemi che la tecnologia ha risolto e che oggi consentono di avere un dominio dell'etere che permette di operare in sicurezza e con efficacia.